Cambiare per non soccombere ai cambiamenti del tempo. Il casato orange dei Paesi Bassi sembra averlo capito da un pezzo. Il giorno della sua incoronazione la regina Beatrice disse che la sola volontà di servire il paese può dar senso alle monarchie moderne. Spirito moderno che ritroviamo oggi nella decisione della regina di abdicare, lascio, ha detto, per far spazio ad una nuova generazione. Lei che ha 75 anni abdica a favore del figlio che ne ha 46. Ma la rinuncia al trono, per quanto consuetudine nei Paesi Bassi, resta un'eccezione nell'Europa continentale, dove si contano 7 regni, un granducato e 2 principati, tutte monarchie costituzionali. Resta salda sul trono dal 1952 Elisabetta II, a 87 anni, non intende abdicare in favore del figlio, Carlo, 64 anni. Una ventata di novità soffierà comunque anche sulla monarchia d'oltremanica. La norma sulla primogenitura maschile sarà sostituita dalla primogenitura tout court al vaglio al Parlamento, per cui il primo figlio di Kate e William, indipendentemente dal sesso, sarà di fatto in linea di successione il legittimo erede al trono. Malgrado una salute cagionevole, anche il re di Spagna, Juan Carlos, non intende abdicare. Questo nonostante uno spagnolo su due si dichiari stanco di questo monarca. Sul trono dal 75, Juan Carlos di Borbone ha 75 anni, il figlio Felipe, 45, scalpita per prenderne il posto. In Spagna vige ancora la legge salica che legittima al trono il primo figlio maschio. Felipe e la moglie Letizia al momento hanno 2 figlie femmine. Abdicare non è più un tabù nel regno dei Belgi, ma è una decisione personalissima che spetta al re Alberto. Dopo 19 anni di regno potrebbe decidere di passare la mano al figlio Filippo. Alberto II, 79 anni, in giugno, e il figlio Filippo, 53. In Belgio l'erede al trono è il primogenito, sia maschio o femmina. Così come nelle monarchie del nord Europa, vale questa legge dal 1980 in Svezia, dove a Carlo XVI Gustavo, 67 anni, succederà la figlia Victoria, 35, che per il momento ha rubato la scena per la sua fragilità e per la sua simpatia. Nel 1990 è la Norvegia a scegliere la primogenitura tout court. Re Harald V, 76 anni, succederà il primo genito Haakon, 39. La primogenitura tout court regola dal 2009 la successione anche in Danimarca. Margherita II, del casato di Oldenburg, 73 anni, sul trono dal 1972, non abdicherà in favore del figlio Federico. In Danimarca regnare è un compito per la vita.